Salve a tutti! Dopo i precedenti video dedicati alla storia della telefonia mobile in Italia e dei vari operatori disponibili sul mercato, questa volta concentriamoci sulla linea fissa, sulla tecnologia che c'è dietro e le varie offerte disponibili sul mercato. Prima di addentrarci nelle offerte specifiche, diamo uno sguardo generale alla rete, come è strutturata e chi gestisce la corrente tecnologia. Attualmente in Italia esistono due autostrade in fibra appartenenti rispettivamente a Open Fiber e FiberCop. Open Fiber è stata sviluppata da Enel, ma da dicembre 2021 la proprietà è passata al 60% a Cassa Depositi e Prestiti e il restante 40% appartiene a Fiber Network Holdings, società riconducibile al gruppo Macquarie, fondo infrastrutturale australiano. FiberCop invece è di proprietà per il 58% di TIM, per il 37,5% del fondo statunitense KKR e per la restante quota di Fastweb. Insomma, chiunque sia l'operatore scelto deve passare per una di queste due autostrade. Come spiegato nel video dedicato alla telefonia mobile, esistono due tipi di operatori, in questo caso TIM, Enel e Fastweb, che hanno contribuito allo sviluppo dell'infrastruttura e tutto il resto prende in prestito la rete, offrendo dei servizi connessi ad essa, e scusate il gioco di parole. TIM, con la vecchia linea in rame, sta portando avanti lo switch off, cioè lo spegnimento progressivo delle centrali che portano il segnale sulla vecchia infrastruttura in rame. Da qui sono passate le vecchie tecnologie come SDN e ADSL. Praticamente TIM aveva il monopolio fino a quando il mercato ha aperto a nuovi operatori, proprio come Fastweb. Date un'occhiata al mio video sulla storia della telefonia in Italia. Ma allora oggi, chi scegliere come provider? A chi affidiamo la nostra connessione alla rete? Ci sono anche alternative che viaggiano fuori dalla rete fisica, come Eolo e Starlink. Eh sì, la rete di Elon Musk, utilizzata soprattutto in zone montane, dove la rete fisica non è ancora stata aggiornata. Ricapitoliamo, TIM e Fastweb hanno sviluppato FiberCop, Enel Open Fiber. Quindi la nostra scelta è tra questi tre provider? In realtà, come vi dicevo, è possibile scegliere degli operatori che sfruttano tale rete anche se non possiedono l'infrastruttura, proprio come la linea mobile. Ce ne sono vari sul mercato. Questi sono i principali con relativo punteggio. A quanto pare, secondo questo test, Fastweb, TIM e Iliad al momento sono quelli con lo score migliore. I punteggi però possono sempre variare, e qui parliamo di Fiber to the Home, cioè la fibra al 100%. Non tutti hanno la possibilità al momento di accedervi, quindi potete anche ritrovarvi una rete misto rame, cioè con la fibra fino al cabinato di zona, e poi il rame della vecchia rete Telecom Italia che collega il vostro stabile ad essa. Quindi, prima di dare uno sguardo ai prezzi, sinceratevi che la vostra zona sia raggiunta da Open Fiber o FiberCop, come dicevo, una delle due adossate in fibra al 100%. Vi lascio il link in descrizione per controllare la disponibilità. E siete raggiunti? Beh, complimenti, avete sicuramente maggior scelta. Quindi adesso vediamo un po' i prezzi sul mercato. Distinguiamo TIM, Fastweb ed Enel, che sono appunto coloro che hanno sviluppato fisicamente la linea in fibra, e poi tutto il resto, come Vodafone, Wind, Iliad, eccetera. Sono andato in giro a raccogliere tutte le tariffe e vediamole in questo schema. Ho stilato questa classifica in base al prezzo che ho trovato sui rispettivi siti dei provider. Nella tabella ho appunto scritto 1 gigabit per indicare il minimo di velocità disponibile per la Fiber to the Home, la fibra 100%. Daremo poi uno sguardo nei dettagli sui siti degli operatori. Partiamo con il prezzo più basso in promozione che sono riuscito a trovare. Illumia offre servizi di energia elettrica, ma in questo caso è possibile attivare la connessione anche se legata dal servizio energetico. L'offerta è di 19,99 per 12 mesi, poi si passa a 26,99, con tributo di attivazione pari a 39,90€. Illumia si appoggia a Open Fiber per la Fiber to the Home. Se non è presente nella vostra zona, avrete solo il misto rame, che arriva a 200 Mbit al secondo. Non sono comprese telefonate su fissi e mobili, il servizio non è offerto. Passiamo poi agli altri, e ho notato che si allineano tutti più o meno tra i 24 e i 25€. Vediamo un po'. Virgin Fibra prevede un costo di 24,49€ per 18 mesi, poi si passa a 29,49€. Contributo di attivazione pari a 19,99€.
Se siete raggiunti dalla fibra a 2.5 gigabit, il costo è fisso a €29,49 per sempre. Virgin utilizza sia Open Fiber che FiberGop per la Fiber to the Home. Anche qui le telefonate non sono previste. Passiamo ad Enel. Il costo parte da €24,90 al mese e si passa, dopo 24 mesi, a €26,90. Se avete almeno un contratto di luce o gas con Enel, il prezzo si abbassa a €22,90 per 24 mesi. Se avete luce e gas, allora avrete il massimo sconto con €21,90 al mese, sempre per 24 mesi. Nessun costo di attivazione. Enel Fibra è disponibile sia con Open Fiber che FiberCop, quindi la Fiber to the Home è sempre disponibile se siete raggiunti da una delle due autostrade. Purtroppo anche con Enel le telefonate non sono previste. Vi lascio comunque un link in descrizione dove potete controllare quali operatori sono disponibili sulla rete FiberCop. E infatti qui vediamo anche Enel. Vodafone, Linkem che viaggia su 5G, Sky Wi-Fi ed Eolo hanno tutti un costo base di €24,90, ma andiamo ai dettagli. Vodafone offre la fibra gigabit per €24,90 con costo di attivazione di €39,90 in prima fattura, oppure costo mensile di €22,90 se si è clienti Vodafone Mobile e non si paga nemmeno il costo di attivazione. Si attiva online, sono comprese anche telefonate su fissi e mobili in tutta Italia. Linkem sfrutta invece il 5G e la fibra. In pratica l'utente finale riceve un segnale via antenna da una postazione Linkem che sfrutta la velocità della fibra. Il costo è di €24,90 al mese più un contributo di attivazione di €29,90. Se interessano le telefonate verso fissi e mobili nazionali si aggiungono €2 al mese. Linkem ha anche una partnership con Tiscali, quindi è possibile attivare anche la fibra gigabit direttamente dal loro sito, ma ne riparleremo più avanti nella classifica. Linkem, come Eolo, è una soluzione per zone non raggiunte dalla fibra ottica. La velocità può arrivare fino a 1 gigabit al secondo, ma dipende molto dal segnale 5G ricevuto. Date uno sguardo a qualche speed test in rete. Sky Wi-Fi prevede un costo di €24,90 al mese per 12 mesi, poi €29,90. Costo di attivazione di €29. La Fiber to the Home di 1 gigabit è disponibile su rete Open Fiber, altrimenti Fiber to the Cabinet a 200 megabit, la fibra misto rame. Con questa offerta il servizio voce Unlimited per le chiamate nazionali è gratuito per 12 mesi, poi €5 al mese. Eolo è un'altra soluzione come Linkem, cioè con ricevitore a casa dell'utente finale. Si parte dai €24,90 con velocità fino a 30 Mbit al secondo in download, chiamate nazionali illimitate. Gratis per 2 mesi, poi €24,90. Altrimenti €29,90 al mese per andare al massimo a 100 Mbit al secondo, non ci sono costi di attivazione. Si passa ad Iliad. L'offerta è di €24,99 per sempre, con contributo di installazione di €39,99. Se invece si è clienti Iliad con tariffa mensile sul mobile di €9,90, la fibra viene €19,99 al mese per sempre, più il contributo di installazione. Anche Iliad sfrutta la fibra di Open Fiber e FiberCop, ma diversamente dagli altri operatori non proprietari di rete, ha a disposizione i suoi OLT sulla linea. OLT sta per Optical Line Terminal. Questo gli permette di avere velocità di download fino a 5 gigabit al secondo. Se siete raggiunti da tali velocità nella vostra zona, può essere un prodotto davvero interessante. Fatto sta che, anche via cavo Ethernet, la maggior parte dei dispositivi elettronici sfrutta fino a 1 gigabit di potenza. Anche TIM offre il piano premium base fibra con €25,90 al mese ed avete a disposizione la fibra 100% se siete raggiunti da FiberCop, la rete sviluppata proprio da TIM. Non sono previsti i costi di attivazione e il router è libero. Se volete, potete acquistarlo a rate per €5 al mese in 48 mesi, ma non conviene. Potete acquistare un router fibra separatamente, ottenendo ottimi risultati. Vi lascio dei link in descrizione con dei consigli. Attenzione però, con l'offerta da €25,90, le chiamate nazionali sono a consumo. Wind Tre costa €26,99 al mese o €22,99 se si è clienti Wind Mobile. Wind sfrutta la tecnologia 2,5 gigabit al secondo, costo di attivazione una Tatum di €39,99 e il router è incluso nel prezzo mensile.
Per i clienti Wind Tre Mobile, oltre allo sconto mensile sulla fibra, ci sono giga illimitati sul numero mobile. Fate un test per vedere se siete raggiunti dal profilo massimo. Tiscali offre la fibra a 26,90€ al mese, contributo una tantum di 29,90€. Potete sfruttare fino a 2,5 gigabit di connessione se siete raggiunti da questo profilo di velocità. Anche qui fate un test per conoscere che tipo di connessione avete disponibile, inserendo il vostro indirizzo sul sito. Anche con questa offerta le chiamate sono a consumo, altrimenti dovete aggiungere 2€ al mese per le chiamate illimitate e 99 centesimi per il servizio di identificazione del chiamante che, ahimè, non è incluso di base. TIM offre anche i profili Power Smart, Power Top e All Inclusive. Questi profili hanno uno sconto se li attivate con il codice Amico. Con Power Smart, gli sconto a 27,90€ al mese, avete fibra 1 gigabit e chiamate illimitate. Il router è incluso nel prezzo. Non ci sono costi una tantum se si attiva online. Con Power Top, a 31,90€, si sfrutta il profilo a 2,5 gigabit della rete FiberCop. Con Power All Inclusive di 33,90€, si sfrutta il profilo massimo di 10 gigabit se siete raggiunti. Se non utilizzate il codice sconto Amico e volete risparmiare, allora non vi resta che scegliere il profilo da 24,90€, ma in questo caso dovete essere anche clienti TIM Mobile. Se vi va di provare la rete FiberCop di TIM a prezzo scontato, trovate il codice Amico nella descrizione del video. Fastweb offre sempre la Fiber to the Home a 27,95€ o 29,95€. La prima con chiamate a consumo, la seconda con chiamate illimitate. La prima opzione non include il router, nella seconda è incluso nel prezzo. Non ci sono costi di attivazione. Fate un test sul sito per vedere se siete raggiunti dalla Fiber to the Home a 1 gigabit. Infine, Starlink di Elon Musk per le zone remote. I costi qui sono altini perché la connessione si appoggia ai suoi satelliti. 50€ al mese più un costo dell'hardware di 450€. La tecnologia satellitare di Starlink offre velocità di download fino a 100 megabit al secondo e velocità di upload fino a 20. Dipende dalla zona. Resta il fatto che può essere utilizzata davvero ovunque, montagna, mare, zone desertiche. Forse qualcuno ci è sfuggito, magari ci sono anche fornitori di energia elettrica che offrono la connessione in fibra se attivate anche un contratto luce o altri provider locali, ma la maggior parte dei big sono coperti in questa piccola guida. Decidete voi e leggete bene le specifiche quando andate a selezionare il piano tariffario. Alcuni provider non prevedono il recesso del contratto anticipato e ci sono quindi delle cauzioni o piccole somme da versare in caso di cambio gestore. Per tutto il resto ho coperto il più possibile le varie caratteristiche. Vi rimando ancora una volta alla descrizione del video per ulteriori informazioni. Fatemi sapere cosa ne pensate e raccontate la vostra esperienza nei commenti. Se avete dei dubbi, anche qui, fate un cenno sempre nella sezione commenti. Ah, mettete un mi piace ed iscrivetevi al canale se avete trovato utile questa guida. Un saluto e alla prossima!